Gli autovelox installati in corrispondenza della galleria di Piancarani sulla statale provinciale 3 hanno portato nelle casse della provincia di Teramo ben 400.000 euro, frutto delle infrazioni rilevate in un solo mese. Numerosi dunque gli automobilisti sanzionati, all'incirca 2.000, e naturalmente altrettanto numerose le polemiche sollevate per il limite di velocità stabilito in 90 km orari. Presidente, forse che si è esagerato un po' con questo autovelox? No, l'autovelox è un autovelox che sicuramente rileva quelle che sono le velocità di percorrenza oltre il limite previsto dal codice della strada, che non è per niente basso su quel tratto di strada, ma è 90. 90 all'ora per una strada a doppio senso di marcia non è un limite sicuramente che è finalizzato a fare multe, ma a garantire che la percorrenza su quella strada sia della velocità sia bassa. Perché purtroppo sappiamo in provincia di Teramo ci sono oltre 20 morti ogni anno e l'obiettivo dello Stato, del governo e quindi della provincia è quello di limitare i morti sulla strada. Ci sono anche novità in merito alla sicurezza nella zona del Salinello? Sì, stiamo mettendo in campo tantissime novità. Sulla Salinello, la SP8, stiamo per realizzare una rotonda che sta nel bivio di Poggio Morello, ma in più abbiamo candidato quella strada al progetto Elena. Che cos'è questo progetto? Prevede la realizzazione di una strada intelligente, o chiamata Smart Road, che avrà sia l'energia sostenibile, quindi pensiline, mobilità sostenibile, quindi colonnine di ricarica, avrà anche ricarica di tipo induttivo che è all'avanguardia, ma soprattutto il controllo dei mezzi che percorreranno quella strada in maniera intelligente e dinamica. Ci saranno telecamere per il controllo flussi, telecamere per il controllo velocità media, segnaletica dinamica diurna e notturna, quindi tanta connessione con la rete Wi-Fi che consentirà in caso di incidente o di emergenza o di necessità di comunicare direttamente con la stazione di controllo. Quindi sarà una strada all'avanguardia e un progetto pilota per tutta la provincia di Teramo.